Buonasera e ben ritrovati tutti in questo martedì 27 ottobre. Anna ci aveva proposto e ringrazio della proposta di riprendere con gli studi di quello che lei chiama l'università, no? la sua università praticamente dello spirito. Avevamo studiato durante il periodo tra estate l'inverno e estate scorso, un titolo di un libro che si chiama Lo Spiritismo per Tutti. In realtà avevamo iniziato e era, diciamo così, destava gli interessi, ma non abbiamo completato lo studio di quel testo. Stavo valutando se riprenderlo, quindi anche perché era uno studio che veniva effettuato nei pomeriggi, non alla sera ogni 15 giorni, un'ora nel pomeriggio. Non so chi c'è oggi, chi c'è questa sera, se potrebbe mai avere l'interesse di continuare su quale o di intraprendere un altro percorso. Direi che una cosa che mi ha accennato Anna Anna Tamburini era quella di parlare di alcuni media insensitivi brasiliani. Sì, ne ho conosciute diversi, conosco la storia di alcuni di questi e durante questi incontri, che tra l'altro una volta al mese non è che è molto tempo, quindi quello che sarà, potremo anche parlare commentare su questi personaggi, anche se non è nella nostra abitudine, perlomeno in Brasile, eh, vivere o comunque eh, stare sempre a ricordare cosa ha fatto o meno Solo i medium. Noi parliamo sia dei medium, sia di quello che hanno realizzato e realizzano, ma soprattutto sul messaggio che hanno lasciato e cosa stiamo facendo oggi in giorno di questi messaggi. Oltretutto i medium ce erano nel passato, ma ci sono anche altri oggi. E per la filosofia spiritista i medium sì sono importanti, ne fanno una parte, contribuiscono per un messaggio che è quello che costruisce il corpo di formazione della filosofia spiritista, ma è fatto anche di persone cosiddette comuni di tutti i giorni, che ognuna lavora, si adopera a modo proprio e contribuisce tantissimo, oltre naturalmente alle persone che studiano, ricercano e così via. E, però nel contempo. Domandano anche un'altra cosa molto spesso che riguarda i film non solari, quindi siamo tra i medium e i film non solari. I film che molti hanno potuto seguire attraverso internet, attraverso YouTube con i sottotitoli, più volte messo in onda, più volte ritirato dalla produzione e questo non è una, un mio compito, ma si di chi ha realizzato i film, io non ho realizzato nulla. Il mio percorso inizia più che altro con lo studio del libro non solare di Allan Kardec, chiede scusa, di Chico Xavier, sulle impronte dello spiritismo di Allan Kardec, per essere più precisi. E, e l'istudio di quel libro, sì, mi ha aperto delle porte mentali, diciamo, ma non solo, ci sono stati altri libri anche di, di Chico Xavier e Andrea Luiz e altri libri spiritisti che hanno contribuito moltissimo. A de Rivero, il primo che ho letto non è stato No Solar, ma bensì un libro che si chiama La vita continua. Un libro che vorrei raccomandarvi se qualcuno ha l'interesse di approfondire e piace eh, il linguaggio de, dell'autore spirituale Andrea Luiz. Il libro Il La Vita Continua non è stato pubblicato tuttora, anzi ancora, non tuttora, ancora eh, in forma cartacea, ok? Ma bensì in forma di ebook. E questo lo si può trovare eh, in italiano a un costo direi abbordabile, mi sembra che siano sui 3 euro, se non erro, quindi non è moltissimo. Anzi, ah, sì, eh, vediamo se riesco a condividere. Non lo so, vediamo un po' qui. Così almeno vedete anche la copertina. E voilà, eccoci qua. Vi faccio vedere ve velocemente. Qui c'è la pagina di Amazon. Non sto facendo pubblicità di Amazon, di Amazon ma dove c'è il libro, appunto. E la vita continua. E la vita continua è un testo che io trovo splendido, e, come dicevo, è stato uno dei primi che ho letto di, di Chico Xavier. È l'ultimo della serie La vita nel mondo spirituale di, che contempla naturalmente non so, Larche. Sarebbe il primo, sono 16 titoli, e il più giovane, o l'ultimo, secondo il punto di vista, è proprio e la vita continua. La storia io la trovo fantastica, molto simile anche a quello che può avvenire nella nostra di esistenza, perché non si sviluppa tutto nel mondo spirituale, come nel caso del nostro Allarme, ma si sviluppa tutta sulla Terra e racconta degli, degli intrecci e. Del lavoro che c'è nel mondo spirituale affinché le cose avvengano in un certo modo da noi, cercano di eh, tessere delle storie, delle pianificazioni e non è che loro interferiscano nella nostra esistenza, loro sono coagiuvanti, vivono, accompagnano quello che sta succedendo, sanno è, qual è la nostra programmazione spirituale, quello che potrebbe essere meglio per noi cercano di mettere alcune cose sulla nostra strada, di aiutarci in alcune cose, altri possono solo, eh, se fa per dire, eh, fare il tifo per noi senza intervenire direttamente, ma è davvero molto interessante. Quindi se qualcuno ha l'interesse, direi anzi che a differenza di No lar eh, il film La Vita Continua non ha tecchito tanto quanto il libro. Eh, il film che è stato fatto qualche anno fa... Non è divenuto poi noto come il film il Nostro Lar, che ha avuto tutto un altro modo di affrontare, tutta un'altra produzione, eccetera. Quindi il film La vita continua magari troverete anche pubblicato con i sottotitoli, ma io raccomando sempre e in primis i libri. I libri hanno un contenuto assai maggiore e completo su quello che l'autore vuole trasmettere al pubblico l'autore spirituale in questo caso e quindi per questo che nel titolo di oggi avevo messo non so l'arco cosa c'è ancora da sapere c'è da sapere quello che si è saputo o meglio che non si è saputo perché non si è letto il libro e si è, si è fissati si è rimasti solo nella sua storia per quanto riguarda eh, il film ma il libro c'è tant'altro e molto di più di cui parlare, di cui scorrere e molte altre particolari. Il libro lo potete trovare anche in un sito, mi sa so che eh, non so se sono esaurite le copie oppure no, ma se sono esaurite a, a brevi dovrebbero essere già disponibili. Vediamo allora se lo trovo qua la copertina, eccolo qua. Ah! Oh. Che peccato, c'è scritto esaurito, forse allora non è in vendita in questo momento, ma lo sarà a breve. Allora vi faccio vedere anche qua, è la copertina del, del libro è molto simile alla copertina del DVD del film Non Solar. Quindi questo è il libro e ho avuto il piacere di tradurre dal portoghese sia La vita continua sia Non Solar perché sono due che mi hanno toccato moltissimo, poi ce ne sono altri intermezzo e che saranno pubblicati, usciranno in italiano, anche questi e penso che non ci vorrà neanche tanto, staremo a vedere, non dipende solo da noi, contrariamente a quello che si pensa, non dipende da noi, noi vogliamo, facciamo del nostro meglio, ma c'è tutta una macchina, a volte anche burocratica, a volte no, però, che gestisce. Eh, il flusso di queste opere, quindi noi facciamo del nostro meglio, quello che è possibile fare. Allora, c'è un commento che io vorrei già far condividere con voi che c'è scritto qua: da quando mia madre si ha lasciata da circa un anno i dolori mi hanno portato a studiare per alleviare la sofferenza, ma dentro ho un vuoto enorme. Sento la sua mancanza e come non sentire la mancanza di una persona che ha avuto un'importanza così fondamentale per la nostra esistenza? No? In questo caso, poi, ha maggior ragione, la, eh, quella di una madre. Ma eh, quello che dico sempre, ed è per questo che io consiglio la lettura di questi libri oltre che ai film, è per poter comprendere meglio come viene portata come la veduta del mondo spirituale, del trapasso stesso, e le informazioni che loro ci portano, che possono aiutarci a meglio comprendere il nostro momento, quello che stiamo vivendo e qui ora. Perché, ahimè, <ride> diciamo così, ahimè, molte cose, non ci, molte cose così importanti non ci vengono insegnate, non ci vengono impartite da piccoli. forse per questo che ho il pallino, allora di voler fare gli studi, per avere una base e avere un supporto naturalmente a questo punto anche da questo punto di vista nel del comprendere e di trovare la nostra consolazione. Il medio Chico Xavier che è colui che poi ha scritto il libro No Solare e tutta la sua serie si è dedicato buona parte dell'esistenza del suo lavoro medianico giustamente nel portare consolazioni eh, attraverso i messaggi. Quando magari in Italia non si pensava tanto a dare dei messaggi dei trapassati, lui già lavorava attivamente per ore e ore. Aveva una modalità diversa da fare rispetto a quello che conosciamo qua in Italia. Non è un confronto o un paragone, è solo per, eh, per dire che ci sono più modalità tutte esse sono valide. Ogni medium ha una sua peculiarità e ha un suo compito, un modo di svolgerlo. Quello di Chico Xavier era di trasmettere il messaggio attraverso le lettere, quindi lui scriveva. Era un impegno notevole, perché chissà con fiumi e fiumi di inchiostro di carta per scrivere i messaggi che gli arrivavano. E considerava poi, lui e le sue guide, che il messaggio che arriva a una persona, anche se chi lo ascolta eh, non è coinvolto direttamente con quella storia, ma nel contesto quello che viene a sapere può essere per questa persona di consolazione. E quindi è per questo che i messaggi erano pubblici eh, quando lui scriveva, nella maggioranza di incontri con tante persone presenti. Ma in particolare, come avviene anche per molti casi in Italia, lui non sapeva e non conosceva le storie delle persone presenti perché non le conosceva. Molti lui conosceva lì al momento, erano gli spiriti a manifestarsi. Il bello di questi spiriti è che, oltre a scrivere le lettere direttamente ai loro familiari presenti, eh, davano molti particolari. Si firmavano spesso con la loro firma, la stessa firma che avevano avuto quando erano in vita, e lasciando nomi, dettagli particolari, incredibile. Quindi non c'era come non credere a quei messaggi perché non erano messaggi generici ma molto caratterizzati. Xavier ha fatto questo per anni e stava per delle ore a scrivere, ore e ore. Aveva i suoi giorni precisi, erano messaggi, lavoro settimanale, eccetera. Settimanale da un momento in cui, quando lui è andato in pensione, naturalmente non esercitava la medianità come una professione, ma come un dono, o meglio ancora, come un servizio di carità e volontariato al prossimo. No? E quindi lui, quando è andato in pensione, ha potuto dedicarsi maggiormente vivere a vivere a questa tematica, a questo compito, vivendo dalla sua pensione e dedicandosi completamente a questi messaggi. Alcuni di questi messaggi sono poi stati trascritti in libri e, uno, e alcuni sono diventati anche dei film come nel caso delle mamme di Chico Xavier, che ho visto già tradotto anche come le madri di Chico Xavier, va bene lo stesso, dove lui dà dei messaggi a, a queste madri che li portano giustamente a avere questa consolazione. Pertanto a te che ci hai scritto di avere la mancanza della mamma, sarebbe bene imparare, a sentirti vicina a lei con tutto il cuore come già lo fai ma con il, suo, il cuore sereno e tranquillo che sua mamma sta facendo anche lei il suo percorso continua a crescere e studiare a conoscere a fare esperienze nel mondo spirituale ed è con te appena può eh, chiede magari di incontrarla nei sogni eh, io chiedo spesso di mia mamma arriva nel sogno allora a volte passiamo tra virgolette e non so dire il tempo terreno, quale sarebbe il tempo nei sogni. So solo che quando mi sveglio e ricordo il sogno di essere stata con lei, per me è una grande gioia perché credo e so di essere stata veramente in sua compagnia e di aver passato un po' di tempo insieme. E quindi, eh, crediamo e, chiedi e chiediamo al mondo spirituale. Che possa darci questa, questa possibilità, questa speranza, no? In modo di dire, perché è bellissimo. Ma anche se non riuscissimo, attraverso i sogni o messaggi palesi, almeno di darci la, la serenità del nostro cuore di sapere che i nostri cari stanno bene e che ci rivedremo un giorno. Bisogna capire che, nel mondo, in fin dei conti, noi viviamo in società, in comunità. E i primi anni maggiormente caratterizzati dalla famiglia, ma ognuno di noi veniva qua per crescere, per fare esperienze. E abbiamo anche... Eh, è quasi brutto dirsi, però è come se fossero dei ruoli da interpretare in un determinato periodo, per cui quando ci ritroveremo nel mondo spirituale eh, saremo diventati tutti quasi praticamente fratelli in Dio, no? più che mamme, sorelle, zii, zii, amici, eccetera. Saremo una, una unica famiglia. L'amore non, non si spezza, l'amore non finisce, l'amore se possibile si solidifica e, e rimane saldo nel tempo eh, in tempo indefinito le persone continuano, come si dice nel libro degli spiriti, gli spiriti continuano a cercarsi nello spazio quindi eh, loro ci vengono a trovare fin tanto che siamo incarnati noi poi ci li incontreremo nel mondo spirituale poi se loro dovessero incarnarsi prima di noi saremo noi che verremo a, a incontrare e stare con loro e a vivere un, un po' della nostra esistenza con loro e questo, e questo è molto bello. <ride> e questo che secondo me dovremmo imparare nella nostra esistenza: a conoscere lo spirito, a conoscere noi stessi dal punto di vista della serie, l'uomo conosce te stesso, dal punto di vista psicologico. E questo è fondamentale, basilare. E poi conoscere lo spirito, come funziona il mondo spirituale. Impariamo tante cose qua, ci dimentichiamo e sotterriamo per molto tempo quello che è la conoscenza spirituale, che è di fondamentale importanza per la nostra esistenza. E lo vediamo anche ora, in un momento di, a volte di crisi, come da molto non si vedeva nella nostra umanità: qual è la paura, no? quello che ci affligge è la malattia e la morte. E quindi. Ad un tratto non avere più una persona con noi, non vederla più, non convivere più con questa persona, e la, e, e la tristezza, magari di non poter nemmeno salutarla, no? Quindi, quali sono i veri valori? È la vita, è l'amore, è la convivenza. Questo veramente conta tantissimo, lo stare insieme, al di là di ogni altra cosa. E allora, magari poi altri se ne approfittano per eh, voler anche eh, introdurre un loro pensiero, un loro modo di vivere e per confonderci come un'umanità. Ma l'umanità dovrebbe essere salda nei, nei valori che ha nel proprio cuore, valori che già conosci e con i quali già convivi. Quindi, questo è il mio grande augurio a tutti noi, di imparare questi valori. È non essere dipendente nel senso negativo del termine, ma essere vivere in condivisione, in unione, sia in questo mondo e sia nell'altro o negli altri. Pertanto, quando, quanto alla domanda, che cosa ancora c'è da, da sapere del nostro largo? Cominciate a leggere questo libro e vedrete quante cose potrete imparare, approfondire su questa tematica. Quindi l'incontro di oggi non è naturalmente per dire solo leggete un libro. Eh, C'è da sapere quello che vi sto dicendo di questi rapporti interpersonali e che rimangono nella nostra esistenza e che tutto può sembrare passeggero perché la vita, in fin dei conti, sulla Terra è molto breve. Andrea Luis non si aspettava di lasciare il mondo, di lasciare il corpo da un momento all'altro e così come non, non, non lo aspettiamo nessuno di noi pur sapendo che esiste e pur sapendo che possiamo lasciare il nostro, questo mondo. Però quello di bello che si evince da questo film, da questo libro, è la vita che pulsa, che pulla e che continua, oltre il velo della nostra ignoranza, no? oltre al velo di questo mondo, di questa dimensione, di quello che non sappiamo ancora. Eh, si tende magari a pensare che la persona muore, poi il mondo nebbioso tutto bianco, non sappiamo che cosa succede, la persona è rincarnata. E no, eh? alcuni rincarnano abbastanza in fretta, ma altri possono passare decenni nel mondo spirituale a seconda della, del loro percorso. E cosa fanno in questi decenni? Conoscono le città spirituali, perché le città spirituali ce ne sono ovunque, non esiste solo il nostro lar. Il nostro lar è una di cui se ne ha parlato ma ce ne sono tante e queste città nel nostro mondo sono ubicate sopra le città, sopra le grandi città e magari anche città più piccole. Ogni città ha un suo doppio, un suo soccorso -so per quelli che vivono in quella città, anche se poi gli spiriti e le persone possono anche emigrare da una città spirituale all'altra, così come noi emigriamo nel nostro mondo, no? a seconda dei del mo del momenti, della motivazione, dei suoi perché e del percorso che sta facendo. Pertanto.

solar alcuni vanno già direttamente oltre in città addirittura più evolute e dove la situazione di umbra non esiste per nulla quindi non è un passaggio obbligatorio per tutti e quindi ci saranno delle città sopra milano sopra roma firenze torino napoli bologna e altre città che vanno anche oltre noi siamo in milioni i miliardi di essere quelli incarnati sulla Terra, e che riguardano la Terra è un terzo. Tutti gli altri sono disincarnati, anche se tra virgolette, appartengono e vivono ancora in sintonia con il nostro mondo. Quindi la popolazione è gigantesca. E per quanto cercheranno di farci fuori, di far morire un bel po' di gente, un bel po' nascerà, un bel po' è intorno a noi, un bel po' è ancora con noi. E quindi. Possono anche dire: ma da dove tiri fuori tutte queste cose? Oh, vabbè, dagli studi, dalle ricerche, da esperienze personali e non esperienze solo mie, esperienze anche da altre, perché sarebbe troppo isolato, solo io vissuto questo, vissuto quella. No, assolutamente. Tutti noi, chi attraverso l'intuizione, come dicevo, attraverso i sogni, chi attraverso le visualizzazioni, chi ascolta voci, chi scrive e chi semplicemente, anche se non fa niente di così palese. Senti, senti dentro di sé. E il sentire umano è molto importante ed è per questo che è importante conoscersi, per imparare a interpretare ciò che sentiamo. Pertanto, tornando all'amica o amico che sente la mancanza della propria mamma, la mamma c'è. Non è andata molto lontano, vai, vieni. Ok? In effetti possiamo dire che il mondo spirituale è come il nostro LAR? No, non possiamo dire. <ride> eh, perché il mondo non spirituale c'è come il nostro LAR e c'è anche diverso dal nostro LAR, è quello che intendo, no? Quindi, il nostro LAR è una città, è una delle tante nel mondo spirituale, e ha delle sue caratteristiche e anche delle caratteristiche legate a, alla popolazione della città di Rio de Janeiro, perché il nostro LAR si trova a 50 km. A, in alto a Lasciale di, di Rio di Janeiro. Oggi come oggi io personalmente non saprei dirvi come è il nostro LAR perché già negli anni 40 era estremamente evoluta ed è evoluta ancora oggi eh, immaginandola come l'abbiamo conosciuta attraverso la letteratura spiritista. Figuriamoci eh, in questi anni come non si è evoluta e che cosa sia il nostro LAR oggi in giorno. Mm? E immaginando anche le altre città spirituali. Che sono nella nostra stratosfera, tante. In questo senso che intendo dire che non sono tutte come il nostro LAR, però hanno una caratteristica, ricordano di no LAR. Possiamo solo dire che sono città che vivono, vi, ci sono nello spazio, in questo senso sì, ce ne sono tante, uguali. Poi c'è un altro commento che dice: Xavier lo dovrebbero conoscere tutti. Sì, umiltà e abnegazione, un grande. Così lo è stato, così lo abbiamo conosciuto e abbiamo notizie sue ancora oggi. E, e tra poco sapere, saprete anche qualcosa in più di lui perché sta per uscire un articolo su Chico Xavier. E insomma... Allora, c'è un'informazione... Oh, dice... Ho paura di non poterla più rivedere. Togli dal pensiero. Si rivede e come, e come si può rivedere? In qualche modo il mondo spirituale contribuirà a questo. Allora, poiché avete visto, ma c'è qualcuno che ha letto il libro qua tra le persone connesse che vedo che sono connesse con noi in questo momento? Qualcuno ha letto il libro No Solar oppure nessuno? Mm? Sì? No? Qualcuno ha letto? O nessuno? Io mi auguro di sì, ci sono tante informazioni interessanti, io vorrei, vediamo un po', un po qui, se trovo un passaggio, non lo so, eh? io provo, tutto è possibile in questo mondo. Mm tra le tante cose che ho qui ma non questa in particolare è eh pace vediamo un po qui ho visto film visto il film ok un giorno leggerete anche il libro allora ne vale davvero la pena io stavo guardando tra tra i libri che ho qui davanti a me e ho trovato qui vediamo un po possiamo anche commentare anzi sai che mi, mi, mi occorre un'idea dato che faremo uno studio sarebbe interessante studiare proprio il libro non solare e insieme andare a conoscere e approfondire molto di più su questo testo che è davvero molto bello molto interessante cosa ne dite Oh, abbiamo trovato chi ha letto il libro purtroppo non leggo il tuo nome purtroppo non leggo come ti chiami mi puoi scrivere il tuo nome chi ha letto il libro e se vuole magari fare qualche commento scrivere qualche pensiero qualche parere, parere del libro che, che ha letto mi lo auguro di sì ah, poi c'è una persona che scrive Vorrei leggerlo, ma non riesco a leggere i sottotitoli. Non confondere, non mescolare film con, con... perché i film i lib con libro, il libro non ha sottotitoli. Quindi non so chi ha scritto questo, noi stiamo parlando del libro. Il libro è scritto, sono lettere, e non ha sottotitoli. Allora... Forse sarebbe... Bello capire come fare questo tipo di esperienza, è vero. Sì, ciao Angela. Sì, sarebbe interessante. E visto che qualcuno ha scritto, sarebbe bellissimo poterlo studiare. Ringrazio. Allora diamo un appuntamento dal nostro prossimo incontro, che sarà non so quando, diranno voi, a voi quelli di Focus, come vi ho detto, una volta al mese. E studieremo il libro non solo. Credo che ne valga la pena. Guarda, io non potrei riassumerlo in un incontro, ma neanche in una conferenza, perché sono veramente molti dettagli, molte sfumature e penso che andrebbero approfondite, commentate eh, e portate alla nostra conoscenza. E, e quindi eccoci, è un'idea. Un Se doveste dimenticare, ricordatelo. Allora, mi dice il libro... Molto impegnativo, va sicuramente riletto, va sicuramente riletto. Come dico, i libri, i libri spiritisti in particolare, vanno sempre riletto, non è mai sufficiente una unica lettura. Perché, sai, eh, molte cose dobbiamo digerire <ride> da questa lettura. Letteralmente eh, dobbiamo digerire, eh, digerire le informazioni, ciò che ci viene posto, specialmente per quello, quando è una novità, come è una cosa che noi ancora non conosciamo e non siamo abituati a ragionare in quel modo. E, e quindi, poi, già in una seconda volta, quando si legge e siamo già abituati a quella tematica, abbiamo già fatto un po' di esperienza, tutto già diventa molto più conosciuto e familiare e incominciamo a notare delle cose, che, dei passaggi che magari erano sfuggiti alla prima volta. Ecco perché è importante. Mm -hmm. Io posso, se voi siete d'accordo, vi faccio vedere solo un pezzettino del capitolo 4 appunto, di questo libro che parla del medico spirituale, anche perché eh, riporta un pellino di quello che abbiamo visto anche nel film. Allora sarà in questo caso molto più facile comprenderlo. Ok? Quindi vediamo qua. No, non è questo. è un po. No, aspetta, ah, eccolo qua. Forse è questo, è questo. Certo, qui eh, per farvi leggere sarebbe un pochino complicato. Dovrei aumentare lo schermo, poi aumentare la scritta. Eh? Possiamo leggere un pezzettino insieme. Che ne dite? Eh, vediamo un po'. Mm, forse era questo passaggio che mi interessava maggiormente. Ed è proprio una frase che c'è proprio nel film, quando l'istruttore dice a Andrea Luis, è deplorevole che tu sia giunto qui tramite il suicidio. Vi ricordate che nel film viene detto che Andrea Luis è arrivato nel mondo spirituale per suicidio? Ovvio che lui non ha accettato questa cosa, anzi si è ribellato, no? Eh, allora lui dice che è un errore. Allora Clarence dice: Vediamo la zona intestinale, l'occlusione deriva da elementi cancerogeni, gli stessi che a loro volta derivano da alcune leggerezze. Mio estimato fratello, nel campo mio ah, mio estimato fratello. Nel campo della sifilide. La malattia forse non avrebbe assunto caratteristiche così gravi se il tuo procedimento mentale sul pianeta fosse stato inquadrato nei principi della fraternità e della temperanza. Pertanto il tuo modo particolare di vivere, spesso esasperato e ombroso, emanava vibrazione distruttrice su coloro che lo percepivano. Non hai mai pensato che la collera potesse essere fonte. Di forze negative per noi stessi? L'assenza di autocontrollo, la mancanza di tatto nel trattare i nostri simili, che spesso hai offeso senza riflettere, ti portavano frequentemente nella sfera degli esseri malati e inferiori. Tale circostanza ha aggravato di, modo, di molto il tuo stato fisico. Pensate. Le considerazioni, no? E infatti, nel, eh, nel libro si ricorda di questo, dove si dice che non si pensava che la diagnosi poteva avvenire così, di suicidio solo per il nostro modo di pensare, per il nostro ragionamento, per la nostra testa, per il nostro comportamento, eccetera, eccetera. E quindi è una cosa da considerare. Perché la nostra società già oggi in giorno, le malattie psicosomatiche sono, sono legate a questo tipo di ragionamento, no? di noi stessi, del nostro comportamento, di ciò che pensiamo. E, e, quindi, e quindi è per suicidio perché? Perché noi così facendo, così comportandosi, danneggiamo maggiormente gli organi fisici, che poi non resiste e falliscono, fa cioè il fallimento del corpo in questo senso, con la morte fisica. A volte possiamo accelerare, accelerare il nostro trapasso a causa del nostro comportamento. Il trapasso avvi non avviene soltanto per legge naturale e per, per una questione di causa ed effetto, o per un caso di programmazione reincarnatoria, eccetera. Ci sono vari fattori che possono interferire. Mm? E quindi a volte noi possiamo collaborare anche o accelerare questo processo. Quindi è questo che vuol dire in questo libro e, ed è questo che si sta dicendo in questo testo. Cosa ne pensate? Ah, 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 vediamo un po'. In effetti poi lui qui dice, meditai sui problemi dei percorsi umani, riflettendo sulle opportunità perdute. Nella vita umana riuscivo molte volte a mascherarmi il volto, conformandolo alle situazioni. E questo, cari miei, lo spiega anche la psicologia, attraverso le nostre ombre, no? D'altronde non avrei potuto supporre in altri tempi che mi sarebbero stati chiesti resoconti di così poca importanza, abituato come ero a considerarli poco rilevanti. Fino ad allora avevo considerato gli errori umani in base alle leggi della criminologia. Eh sì, si va in galera e basta, no? Oggi ogni avvenimento insignificante e strano ai codici rientrava nella tipologia dei fenomeni naturali. Ora però mi veniva presentato un altro sistema di verifica dei torti commessi. Non avevo di fronte a me tribunale di tortura, né mi si prospettavano abissi infernali. Nonostante ciò, dei benefattori sorridenti esponevano le mie debolezze come si usa fare con un bambino disorientato, lontano dagli sguardi paterni. Quell'interesse sincero feriva la mia vanità di uomo. Forse, se fossi stato visitato da figure diaboliche venute a torturarmi, con i tridenti in mano, avrei trovato le forze per rendere la sconfitta meno amara. Ma la bontà esuberante di Clarenzio, il tono di tenerezza del medico, la calma fraterna dell'infermiere, mi penetravano in fondo allo spirito. Non mi lacerava il desiderio di re reazioni, mi feriva il pudore e piansi. Eh sì, perché lui ha riconosciuto che loro avevano ragione in quello che stavano dicendo, no? Allora, questo accade nel libro non solare e basta? O accade anche nella nostra esistenza. O potrà accadere, accadere con noi domani quando saremo nel mondo spirituale. E faremo eh, una sintesi, no? faremo rivivere la nostra esistenza, quello che abbiamo appena lasciato nel nostro mondo. Chissà quante cose verranno considerate, cose che noi considereremo e magari cose che di cui non avevamo neanche pensato, non ci passava come si potrebbe dire. Neanche per l'anticamera del cervello, no? Mm. Quante cose! Ma non sono solo cose che ci danneggiano naturalmente. Ci sono tante cose che vengono al nostro beneficio. Bisogna solo metterle in pratica, saperle mettere in pratica. Allora il pensiero che può cambiare, può convertirsi e per questo è importante vigilare, essere vigili su ciò che pensiamo. No Solar, tutto quello che c'è è prodotto del pensiero. Addirittura la città è mantenuta e esiste a causa della forza del pensiero dei propri abitanti. Noi possiamo vivere eh, momenti diversi di alti e bassi nel nostro mondo, nella nostra incarnazione, dal momento nei picchi di gioia al più, più sprofondato abisso della tristezza della, e dell'amarezza. Quando do, scendiamo, quando prendiamo questo eh, ascensore e cominciamo a scendere e, e vedendo che stiamo andando sempre più giù, è meglio ricordare che quanto prima risaliremo meglio è, per noi stessi, per tutto l'edificio che è il nostro corpo, per tutto quello che è in noi e tutto quello che regola la nostra esistenza. Non rimaniamo, possiamo anche permetterci di abbatterci, di stare di male, ma che sia per poco tempo. Che possiamo cercare di tirarci su e di cominciare a sentire il nostro io interiore, di sentire le nostre guide, i nostri amici spirituali che ci mandano giù la carrucola per portarci su, no? E quindi di prenderla e venire su, di ritirarsi su ancora, per il nostro bene, innanzitutto. E poi naturalmente per le persone che ci stanno accanto. Cosa dite? Ai ai ai! Sì, abbiamo modo di riflettere e migliorarci, sempre, e questo ogni giorno della nostra esistenza possiamo farlo, anche in un modo piuttosto naturale, anche in un modo piuttosto naturale. Se entriamo in questa linea di idea, riusciamo o riusciremo a fare, perché questo è dato a tutti noi, non c'è un privilegio, no? Sì, cercare di migliorarci... È il nostro compito in questo mondo è la cosa più importante eh, non è quella di acquistare solo beni terreni beni materiali ma è beni quei tesori che veramente nessuno può corrodere o rubarci che è il tesoro dello spirito i tesori che vengono nella nostra anima e questo tesoro può essere conquistato da chiunque in qualsiasi circostanza e, e non richiede neanche particolare dote a non essere con le dote dello spirito, della consapevolezza! Questo sì, questo è importante. Eh, sì, per conoscere l'amore e riconoscere anche quello che odio e che va tenuto magari alla larga di noi, bisogna fare un percorso interiore di, di conoscenza e di accettazione. Talvolta cominciando anche dal perdonarsi noi stessi. Uh, è dura eh? a volte è dura fare il percorso di perdonare noi stessi perché siamo a volte molto severi molto severi con noi stessi diversamente non esisterebbero neanche la, le malattie autoimmuni no che a volte sono il nostro noi che mettiamoci a pugno prendiamoci a pugno con noi stessi c'è anche questo c'è anche questo allora qualche altro commento Cosa possiamo parlare ancora oggi? Vediamo ancora un po'. Oh oh oh, un passaggio dal nostro amico qua di Nosolare. Vediamo un po'. Ok. E incominciamo di nuovo e prendiamo ancora un pezzettino, muoveva qua. Bella domanda, tra un po' rispondo. Vedi qua, gli organi del corpo somatico hanno incalcolabili riserve, secondo i disegni del Signore. Il mio amico, tuttavia, ha evitato eccellenti opportunità e sprecato patrimoni preziosi per l'esperienza fisica. Il lungo compito, che gli era stato affidato dai grandi della spiritualità superiore, venne ridotto a semplici tentativi di lavoro che non furono portati a termine. Tutto l'apparato gastrico venne distrutto a causa degli eccessi, apparentemente poco gravi, dell'alimentazione di bevande alcoliche. La Sifilidi ti ha divorato l'energia primaria. Il suicidio, come vedi, è incontestabile. Quindi, questo è uno dei passaggi della, del film e che ritroviamo anche nel libro, no? Giustamente, il libro è quello che dà origini. Allora, che differenza c'è tra perdonarsi e avere rimorsi? Sono due facce quasi opposte per certi versi. Il perdono appartiene umili, agli umili, agli all'umiltà. Il rimorso appartiene all'ego, all'orgoglio. Wow. Perché? Da dove esce fuori questo discorso? Il pentimento di un'azione lecito. Nel pentimento ci sta riparare quello che si è fatto, cercare di riparare, e per riparare ci vuole umiltà. Per chiedere perdono ci vuole umiltà. Per ritornare sui propri passi e cercare di migliorare ci vuole umiltà. Mentre l'orgoglio ferito, che spesso si allea al rimorso, Fa sì che ci si, si nasconda, che a volte si raccontano delle bugie per non farsi scoprire, eccetera, eccetera. Questa può essere una spiegazione, non è l'unica, ma può essere anche un'interpretazione breve, breve, in poche parole di quello che stiamo dicendo adesso. Quindi ci vuole umiltà per perdonare gli altri. E ci vuole umiltà per perdonare noi stessi, perché per perdonare dobbiamo riconoscere ogni sbaglio. O comprendere che quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto perché non sapevamo di fare un errore, o perché abbiamo fatto inconsapevolmente, o perché non lo volevamo fare. Ma per tutto questo genere di cose bisogna essere, avere l'umiltà e la sincerità in noi stessi. Anche per perdonare noi stessi. Per comprendere... Che possiamo sbagliare, che siamo fallibili, che non siamo perfetti. Però è importante poi, quando si impara la lezione, è andare avanti e non continuare a persistere nell'errore, continuare a perpetrare un errore. Quando noi lo conosciamo già non siamo più tanto innocenti. Siamo, tra virgolette, quando siamo inconsapevoli, possiamo comprendere ma da quando lo sappiamo ok allora è ora di mettersi di rimboccare le maniche e, e darsi da fare è difficile mm, è difficile nessuno mi ha detto che sia facile è difficile e talvolta ci vuole un'incarnazione per questo non una ma più di una ai ai vediamo un po È importante alimentarsi in un certo modo per potersi avvicinare al mondo spirituale. In alcune occasioni fa anche questa differenza. L'alimentazione ha eh, la sua importanza: non è la sola cosa, ma è importante. E il fatto di non abbuffarsi, di non appesantirsi, è importante per gli organi. Perché nel caso di Andrea Luis ha esagerato a tavola, ha esagerato con la gola, e quindi ha fatto che gli organi potessero deperire più velocemente, per esempio. È importante anche eh, quando facciamo dei lavori spirituali, essere più leggeri e lasciare che la vibrazione, il nostro, la nostra energia non sia lì concentrata nello stomaco, nella digestione, ma possa salire, no? A livelli più alti è importante anche questo anche l'alimentazione non stiamo parlando di cose costose di queste cose, cose care ma di cose che danno energia al nostro organismo di cose naturali quantità giuste quantità eccetera eccetera voilà I film della vita di Divaldo c'è su Netflix, o qualcosa qualcosa di genere se non erro, su internet comunque mi pare. Allora però non so se c'è in italiano o c'è solo in portoghese. Mi spiace, questo non lo so, non ci so dire. Ma il film di Divaldo è altrettanto, è anche molto bello, stimolante, magari un giorno ne parliamo anche di Divaldo, anche del suo lavoro, anche del suo operato e anche del film. Ok? Allora, qui c'è una domanda molto impegnativa e molto importante. Il bambino che è un bambino che è stato abusato e non amato non sempre ha la possibilità di sanare le sue enormi ferite attraverso una psicoterapia e dunque, come può percorrere un cammino di consapevolezza? E poi. I sensi di colpa che persistono malgrado la volontà di trovare la propria serenità. Perdonare è ok, ma se ti sforzi di perdonarti, secondo me non funziona. L'accettazione è importantissima, ma se non funziona, certo, per perdonare c'è il fase dell'accettazione. E come dicevo, ci sono delle cose, ahimè, che non si fanno neanche in una unica esistenza, in un'unica vita. A volte ci vuole del tempo per questo. Sì, ci sono dei casi orribili, orrendi nel nostro mondo, di violenza, non solo sui bambini, ma anche su persone adulte, ma di tutti i tipi. Abbiamo una umanità che è ancora malata e che ancora eh, compie dei gesti barbari, che un tempo magari, oddio, potevano anche succedere quando eravamo più animalizzati, ma che oggi... Non dovrebbero più essere, non dovrebbero più esistere. Certo, i eh, bambini o le persone possono sentirsi ferite nell'anima, vivere un trauma profondo. Tuttavia, non conosciamo la storia di ognuno di noi. Non siamo così innocenti. Se noi siamo i spiriti che abbiamo che ha già vissuto. Secoli o anche migliaia di anni fa. Abbiamo per forza di cose, perché eravamo molto più indietro nella nostra evoluzione, fatto delle cose che oggi sarebbero condannabili. Siete d'accordo con me? Noi avremmo potuto vivere o essere anche lottare nei cerchi di Roma, oppure vivere nei tempi barbarici dove uccidere era lecito. Occhio per occhio. Dove schiavisare l'altro era lecito, perché dovevamo, tra virgolette, per la legge di allora, salvare la nostra esistenza. Magari siamo andati in guerra, torturate delle persone. E magari non siamo andati come soldati, siamo andati anche come comandanti. Quindi abbiamo comandato noi l'estinzione di persone. Noi non sappiamo chi siamo stati. E anche se siamo stati re e regine, non sono sempre stati dei santi nella nostra umanità. I santi erano altri, anche altri. Noi conosciamo molto poco della nostra storia. E se oggi viviamo le conseguenze di una vita passata, come possiamo comprendere meglio, meglio comprendere e trovare la giusta soluzione oggi di una cosa che non conosciamo del passato? Possiamo a volte immaginare. Da ciò che soffriamo e quanto abbiamo fatto soffrire a qualcun altro. Guarda, il nostro interiore, il nostro essere spirituale, il nostro essere spirito, magari a volte può tenere tanti segreti, tante cose di cui noi non siamo minimamente a conoscenza. Pertanto eh, dobbiamo imparare a essere indulgente con noi. quando possibile con gli altri sostenere chi ha bisogno cercando di portare luce nella loro vita in realtà noi possiamo solo fare la nostra parte possiamo solo cercare di aiutare ma forse non saremo quasi mai in grado di comprendere determinate cose neanche del dolore dell'altro, perché non sappiamo da dove viene quel dolore, non sappiamo in quante esistenze si sono concretizzati, vissuti e rivissuti. Vissuto rivissuto, ok, forse è quello. E quindi se conosciamo qualcuno che ha dei problemi, cerchiamo di aiutarlo. Se questa persona chiede aiuto, ha maggior ragione cercare di aiutare, di essere vicino e di portare quello che abbiamo imparato, quello che abbiamo conosciuto, quello che è stato a noi detto, eccetera, eccetera. È una cosa davvero molto seria nella nostra umanità ed è una cosa che forse ancora non potremmo andare fieri. Possiamo essere fieri, sì, di una conquista, di una qualcosa di buono, di bello che riusciamo a fare. Ma sappiamo che abbiamo anche tante scheletri nell'armadio delle incarnazioni precedenti, non sto parlando solo di questa. E, ed è quella molto spesso che giustifica le sofferenze di oggi. Allora, una domanda: è un periodo che le energie sono molto forti? Io ho sempre la adrenalina a mille. Cosa ne pensi? che è l'adrenalina a mille. Sei tu che la senti, io non la sento per te, ma posso dire che è una cosa che stiamo sentendo e percependo in tanti in questo periodo. Stiamo vivendo in un modo accelerato e a volte accelerato. Non solo accelerato, come a volte accelerato. Ma perché siamo in una fase di cambiamento, di transizione della nostra umanità. Uh, ed è una cosa veramente molto seria. E... Siamo ad un bel mezzo di questa transizione. In un mondo di spiazione e prova, un mondo di rigenerazione. In questo momento di transizione, naturalmente, stiamo crescendo, il pianeta si sta evolvendo e molte persone stanno anche impazzendo. E quelle che probabilmente poi non ritorneranno più sul nostro pianeta, stando ai messaggi degli spiriti, perché ne hanno combinate troppe, troppe. E allora a quel punto non sarà più loro permesso di tornare nel nostro mondo. E molti si stanno evolvendo e stanno crescendo interiormente e velocemente. Saranno quelli che, tra virgolette, erediteranno la nuova Terra, il nostro nuovo futuro. Da questo punto di vista possiamo essere anche ottimisti. In quelli noi che dicevano, noi che nel passato ne abbiamo combinato di ogni, ma che stiamo migliorando oggi, e quando ritorneremo, probabilmente. Troveremo questo mondo completamente cambiato. È già cambiato nel giro di pochissimi mesi. Figuriamoci nell'arco di qualche decennio, cosa non succederà mai al nostro pianeta Terra, no? E quindi troveremo un mondo davvero nuovo. Mm -hmm. Cosa ne dite? Eh sì, penso che potremo vivere molto meglio. Tra qualche anno, incominciamo adesso però, eh, non è che dobbiamo iniziare. Tra qualche anno, incominciamo ora, sin d'ora, a cambiare, a cambiare il mondo intorno a noi, nel nostro piccolo, in quello che possiamo fare, perché è fondamentale per tutti noi. Io vi ringrazio davvero per la pazienza, per essere stati con me questa sera, anche perché. Ad entrare in determinate tematiche di cui possiamo saperli conoscere solo in parte, ma non le sfumature, può sembrare che ci lasciano ancora dei dubbi. Ma ci vuole un percorso, e un percorso su serio, un percorso che abbiamo iniziato tanto, 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 tanto tempo fa e che stiamo percorrendo ancora oggi. Di questo possiamo essere fieri, invece, stiamo percorrendo un percorso di crescita. Di consapevolezza che ci porta a migliorare noi in un mondo che ci circonda le persone che stanno accanto a noi eccetera e di questo possiamo solo davvero essere essere fieri no di questa miglioria che stiamo portando nel nostro mondo allora ricordando se tutto va studieremo anche il nostro lar anche il libro con le parti più rilevanti più importanti che possono portare un messaggio utile per la nostra esistenza sì, c'è ancora molto da sapere sul nostro lato ahimè, ce n'è ancora tanto da sapere ed è solo l'inizio ringrazio e saluti anche io auguro a voi una serenissima notte buon riposo mi raccomando chiedete agli spiriti di avere i buoni sogni di sognare di andare a incontrare i vostri cari o che loro vengano a incontrare voi e se non succede oggi non ha detto che non succederà prossimamente io faccio il tifo per voi per riuscirci. è bellissimo intanto una serena notte e a molto 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 presto Ciao a tutti e se avete qualche domanda, qualche cosa potete scrivere, lasciare scritto qua o nella mia pagina Regina Marzanella. Possiamo essere sempre in contatto. Io continuo a fare degli studi e quindi chi vuole prendere questo passaggio... E dai, andiamo. Ciao ciao e a presto. Grazie mille.